Bordighera TV. Oggi incontriamo l'ingegner Mauro Forghieri, è stato direttore della scuderia Ferrari. Mi dica, come è cambiato il mondo dei motori da quando lei era direttore appunto della Ferrari? Lei parla ovviamente dei motori sportivi, certo, destinati sì, alle sì, corse. Certo, sì, sì. Comunque una buona giornata ai suoi che la guarderanno. Molto è cambiato, come è cambiato il mondo. La globalizzazione ha modificato tutto il mondo, anche la gente, e ovviamente anche le macchine da corsa hanno seguito il trend, perché sono sempre le espressioni del volere degli uomini. Chi comanda nell'ambito della Formula 1 esprime il suo parere con delle regole speciali scritte, con degli articoli, e chi fa le macchine da corsa le deve interpretare. Ed è ovvio che non possono sempre essere gli stessi. Ovvio, dico una parola un po' così popolare, che è sbagliata, perché non sarebbe ovvio fare certi errori, ma siccome siamo umani, errori ne facciamo continuamente. Quindi anche oggi le Formula 1, a mio modesto parere, hanno degli aspetti estremamente positivi e degli aspetti estremamente negativi. Ed parlo ovviamente delle Formula 1 principalmente, perché le altre discipline, vetture, prototipi sono ancora forse più esagerate della Formula 1. Ad ogni buon conto, dire che le vetture di oggi sono diverse da quelle di ieri mi sembra una cosa scontata. Noi siamo però ancora abituati alle vetture di ieri, perché le vetture di ieri le riconosciamo spesso nelle vetture che usiamo oggi noi poveri mortali. Non riusciamo ancora a vedere vetture di utilizzo normale che prendono dalle macchine sportive di oggi. E non le dico nemmeno che forse potrà accadere nel futuro. Si dovranno rivedere un po' tanto le cose. Ci sono delle problematiche che sono state affrontate in un momento in cui c'era una tale esagerazione di denaro che tutto era possibile. Oggi ci sono delle soluzioni transitorie, per cui molti ci sono, esistono e corrono perché sono sopportati in un certo modo, altrimenti non ci riuscirebbe, perché la Formula 1 e anche le vetture, chiamiamole sport prototipi, sono vetture che costano un'enorme quantità di denaro che secondo me non ha la sua pagamento in quello che la gente vede. Lei ha conosciuto Enzo Ferrari. Com'era Enzo Ferrari? Enzo Ferrari è stato un uomo che ha avuto un grande successo in quegli anni. Ha saputo interpretare quello che volevano certe classi di clienti. Ovviamente quando si parla di Enzo Ferrari e delle sue macchine non si può pensare allo Spazzino, all'operaio, ma che pensiamo a gente di un certo livello, perché le macchine, per quanto allora non fossero così costose come quelle di oggi, erano però macchine costose, facendo il doppio rapporto tra quello che era il costo della vettura e, come dicono gli americani, il costo del sandwich, no? Quindi allora le macchine erano già costose, rivolte a delle famiglie abbienti e a degli sportivi abbienti che se le potevano permettere. Questo, come ho detto, non è una cosa che sia altrettanto facile da intravedere. Enzo Ferrari ha interpretato una parte del scorso secolo nel migliore dei modi, però io ritengo che oggi un altro Enzo Ferrari non sarebbe possibile. Enzo Ferrari è stato anche un corridore dell'Alfa Romeo. Sì, ha fatto anche una squadra, un team che gestiva lui utilizzando Alfa Romeo, perché lui a un certo momento ha considerato di non essere più, come si può, non all'altezza da un punto di vista sportivo, non se la sentiva più di rischiare in un certo modo, perché le corse effettivamente stavano diventando sempre più pericolose. Quindi smise di correre, l'ho anche affermato, però continuò con una squadra che utilizzava Alfa Romeo, e questo fino all'inizio della guerra.
quando fece un accordo con Alfa Romeo per cui non avrebbe più potuto usare il nome di Ferrari per macchine che lui avrebbe progettato per un certo periodo di anni. Tant'è vero che la sua prima macchina che lui fece alla fine della guerra con due motori Fiat accoppiati è una macchina che non porta il suo nome. È in mano a un collezionista modenese, ce ne sono due, molto belle, ma nel 1945. Un po' di anni fa, no? Non contiamo. Io la ringrazio molto, è stato molto gentile. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori.